Il 21 giugno in tutto il mondo si celebra la giornata mondiale per la lotta contro le leucemie, i linfomi e i mielomi. La lotta contro queste malattie ematologiche ha avuto dei passi in avanti veramente formidabili e specialmente per quanto riguarda la leucemia mieloide cronica si è passati da una patologia, diciamo così, con diagnosi sempre infausta a una patologia per la quale oggi si può parlare sicuramente in tutti i casi di una terapia molto efficace e in alcuni casi addirittura di guarigione. Parliamo di questi temi col professor Salio, ordinario di ematologia all'Università di Torino. Allora, professore, riesce a tracciarci, insomma, in maniera un po' sintetica, appunto la storia della terapia della leucemia mieloide cronica, come appunto si è evoluta da una patologia incurabile, una patologia invece in cui finalmente si può parlare di guarigione, almeno in una parte dei casi. Certo, la leucemia mieloide cronica si può definire una malattia, una leucemia di importanza storica, non soltanto per l'ematologia ma anche per la medicina intera. Infatti il termine leucemia o sangue bianco deriva proprio dall'osservazione dei primi casi di leucemia mieloide cronica che furono fatti a metà del 1800. Per molto tempo questa è stata una malattia totalmente incurabile. Iniziava in una maniera insidiosa, appunto in una forma cronica, ma il suo destino finale era sempre quello, in un arco di tempo variabile, ma tra pochi mesi a pochi anni, di evolvere in una forma acuta, assolutamente incurabile, che portava in breve a morte il paziente. Quindi la leucemia mieloide cronica è sempre stato un grande problema di sopravvivenza per i pazienti che ne rimanevano affetti. Prima però ha avuto anche qualche vantaggio dal fatto di essere una delle leucemie più studiate nel corso della medicina. Sicuramente la prima alterazione cromosomica associata ad una leucemia è stata scoperta proprio nella leucemia mieloide cronica del famoso cromosoma Philadelphia, scoperto un pochettino più di 50 anni fa, nel 1961, da Peter Nowell per l'appunto a Philadelphia. Più tardi, 20 anni più tardi, c'è stato il riconoscimento che la presenza di questa traslocazione sussisteva anche un riarrangiamento molecolare specifico, che era la fusione del gene BCR con il gene Abelson. Il gene Abelson è un oncogene che normalmente nelle cellule normali si accende e si spegne. Per effetto di questa alterazione nelle cellule con leucemia mieloide cronica diventa costantemente attivo. E questa costante attivazione, questa costante attività che noi chiamiamo attività tirosinchinasica, in realtà è la causa della proliferazione delle cellule leucemiche e anche della loro instabilità che porta poi alla leucemia acuta come fase finale della malattia stessa. La scoperta terapeutica qual è stata, professore? Scoperta terapeutica per molti anni purtroppo non c'è stata, si riusciva a contenere un pochettino il numero dei globuli bianchi. Si è trovato poi in passato che bene o male era possibile con l'interferone ottenere qualche remissione citogenetica e questo si accompagnava a un prolungamento della sopravvivenza dei pazienti, ma la vera rivoluzione terapeutica, oltre a quella che poteva essere ma che era disponibile per un numero limitato di pazienti, poteva essere rappresentata dal trapianto di cellule staminali ematopoietiche, quindi quello che chiamiamo comunemente il trapianto di midollo, è stato bene o male l'introduzione dell'imatinib. La base, cioè il primo farmaco intelligente, perché il primo farmaco destinato proprio a spegnere il difetto molecolare che stava alla base della malattia. L'imatinib è un inibitore dell'attività tirosinchinasica di Abelson e spegnendo questo interruttore che rimaneva costantemente acceso, in realtà portava ad un esaurimento progressivo del clone leucemico, la sua capacità di evolvere successivamente in una crisi blastica, in una fase più avanzata di malattia. Poi imatinib ha avuto delle evoluzioni, ci sono altri farmaci che si sono succeduti e che adesso si affiancano. L'imatinib è stato introdotto intorno all'anno 2000, circa nella terapia 2000-2001, e naturalmente ha rappresentato il primo veramente breakthrough, cioè il primo farmaco che ha determinato un grande vantaggio in termini di sopravvivenza. Poi naturalmente è scoperto il principio di è più facile disegnare dei farmaci più moderni, più innovativi e sicuramente un farmaco moderno informativo è un derivativo dell'imatinib, cioè una molecola di imatinib modificata ma che ha dato origine sostanzialmente ad un farmaco più selettivo e più specifico nella sua capacità di inibire l'attività tirosinchinasica di BCR Abelson, quindi sostanzialmente più potente e questa potenza si è tradotta in un ulteriore vantaggio per i pazienti. Ulteriore vantaggio che ha portato anche a scoprire un
un aspetto che è estremamente importante, e cioè che è possibile ottenere una percentuale rilevante di pazienti la cosiddetta remissione molecolare. Remissione molecolare vuol dire che non è più evidenziabile il trascritto del gene BCR-ABL, che è il marcatore della malattia, o perlomeno evidenziabile ma a livelli bassissimi. E questa remissione molecolare, circa 2 anni fa, si è visto che può anche essere accompagnata dalla possibilità di sospendere la terapia senza avere necessariamente una recidiva della malattia stessa. Quindi una vera e propria guarigione, professore. Una vera e propria guarigione, e questa guarigione chiaramente è diventato in questi anni, o sta diventando in questi anni, l'obiettivo principe che vogliamo raggiungere nei pazienti con leucemia mieloide cronica. Quindi non soltanto, diciamo così, una fase di controllo della malattia, ma una vera e propria fase di totale e definitiva guarigione. Ecco, per studiare a fondo questa possibilità veramente rivoluzionaria è partito uno studio internazionale che prende il nome di Enest Freedom, che adesso sta prendendo il via anche in Italia, con 8 centri coinvolti, dei quali il suo centro, quello di Orbassano, è appunto il centro coordinatore. Ci dice 2 parole su questo trial? L'Enest Freedom è un trial estremamente importante, è dedicato ai pazienti che iniziano subito la terapia con leucemia mieloide cronica e con un farmaco estremamente, come abbiamo detto, potente e selettivo nell'inibire l'attività tirosinchinasica di Abelson, che è il nilotinib. I pazienti, quando raggiungono una remissione molecolare completa e hanno questo livello di malattia estremamente basso per almeno 2 anni, iniziano un ulteriore periodo di consolidamento di questa terapia, quindi vanno avanti per la terapia ancora per 1 anno e poi provano a smettere la terapia. Ma stessa. Le dosi vengono ridotte gradualmente oppure si interrompe di colpo? No, la terapia viene interrotta di colpo proprio per valutare, questo ci darà un parametro importantissimo. Il parametro importantissimo è quello di sapere quanti pazienti noi riusciamo a guarire con un farmaco solo, un inibitore delle tirosinchinasi solo come il nilotinib, pazienti che alla diagnosi hanno iniziato ad essere trattati direttamente con questo farmaco. È una percentuale, è un numero di pazienti che ancora ci manca. Qualunque sia questa percentuale, sicuramente non ci basterà, vorremmo arrivare al 100% dei pazienti, però questo è il primo step indispensabile per andare oltre. Professore, per concludere questa bellissima storia che lei ci ha tratteggiato, ecco, che messaggio si può dare ai pazienti che abbiano ricevuto da poco una diagnosi di leucemia mieloide cronica? Cosa gli può dire, professore? Che questa diagnosi, che alcuni anni fa era una diagnosi terribile, che costringeva a delle decisioni molte volte molto drammatiche per i pazienti ma per i medici stessi, oggi per fortuna è diventata una diagnosi decisamente più benigna. I pazienti con leucemia mieloide cronica hanno sicuramente uno shock al momento della diagnosi, ma possono stare tranquilli che con ogni probabilità non moriranno di questa malattia, e anzi con i continui avanzamenti della scienza riusciranno anche prima o poi ad essere totalmente guariti, non avranno nemmeno più bisogno della terapia per la malattia.